Ehi la ciurma, io sono Mercedes e speriamo per una volta di fare questa volta un, cioè un video un pochettino più rapido. Scusate un attimo, vediamo un attimo il mortaio come funziona. Ok, questo fa dei danni a... Però non so se a distanza va bene. Proviamo, intanto lo carichiamo. Ma non hanno dei cannoni a distanza, hanno solo mortai. Scusa, dobbiamo dargli il target, ovviamente. Io lo metterei qua. Perché loro cercheranno di ripararla, quindi magari facciamo dei danni alla ciurma. E questo anche prova ad andarla. Aia! Cos'è questo fuoco acido? Tornerà? Oh no, è un Alifron! Oddio. Posso nuotare a una grande velocità e abbordarti. Sono dei combattenti molto forti. Fai attenzione soprattutto a quelli che hanno la pelle rossa. Allora, aspetta un attimo, tu devi curare lui perché non sta benissimo. O tu puoi andare là? Puoi andare là, scusami. Aspettate. Ok, allora aspettate un attimo. Tu vai qua ai cannoni. Tu medico vai qua. Tu curati. Tu curati anche, porca miseria. Sparate, sparate, tiriamoli giù per piacere. Ci sono delle sezioni molto danneggiate? Non troppo. Allora, tu vai qua. Tu curati e tu ripara questo cannone qua, è da riparare? No, questi. Vai a questi cannoni e tu vai a riparare qua. Ma ci sparano della brutta roba qua. Vai a riparare quelli, ok. Come sono messi a vascello? Ok, sono messi abbastanza male. Aia, vai a curarti. Ok, affondata, benissimo. E suppongo che se per caso affondi la nave quando ci sono degli Alifron sopra, probabilmente ti saltano comunque. Appena sei fatto hai avuto a che fare con questi, altre tre ti seguono. Ti conviene andare via in fretta. Ok, il culto ha preso la città, mi sa. Ah, questa barra ci indica quanto sono vicini a raggiungerci il culto. Una volta che tutte le barre, il simbolo del culto sono pieni, sarai raggiunto o da una nave del culto, o dagli Alifron, o dal Kraken. Quando hai a che fare con degli eventi con il simbolo del culto, puoi diminuire la barra sconfiggendo il nemico. Se invece tu scappi, il culto ti si avvicinerà a te e la barra aumenterà. Ok.
Quindi quel porto adesso è in mano loro. C'è un faro da qualche parte. Non sappiamo niente. Abbiamo appena riparato la nave, tra l'altro. Poi ci dice che c'è qualcosa qui vicino. Che non abbiamo ancora scoperto. Ah, qua c'è un evento del culto. Qua c'è un evento del culto. Qua, cosa c'è qua? Niente, un altro evento. Tutti gli eventi del culto. Spero che quanto danneggeremo la nave per riuscire a vincere tutti. Ah, queste sono le provviste, va bene, che ci può fare comodo. C'è altra roba qua su. Un altro evento del culto. Pieno di eventi del culto, quanti dobbiamo farne? Oddio, la barra aumenta? Non c'è più roba. Allora, scusate un attimo, quanto mi serve per andarmene via di qua? Non lo so. Open the gate and flee. Ok, ma la mappa del mondo. Non posso vedere la mappa del mondo qua, immagino. Come aumenta anche mentre sono nella mappa? 0 su 4, credo che devo farne 4. Che ansia però. Allora, ci sono due navi che salpano a vista. Ne riconosci una perché è uscita dal porto che era sotto attacco. Il loro inseguitore è un vascello del culto che sta guadagnando terreno. Attacchiamo. Il vascello del culto si gira verso di te. Abbiamo guadagnato del tempo per la nave. Ci siamo fatti anche un amico nel mentre. Allora, tutto a posto qua allora. A loro diamo il comando di attaccare qua. A loro diamo il comando di attaccare qua. E a questo diamo il comando di attaccare qua. E tu intanto vai su questo e gli dico di attaccare tipo qua. Vada, vada. Hanno degli Alifron, se c'è un Alifron purtroppo, porca miseria. E un melee non era male a questo punto, eh. Ma che lo scafo non possiamo ripararlo fin tanto che non andiamo in un porto. E il porto là è stato catturato. Le vele non sono messe tanto bene. Ripara qua. Ripara qua. Oddio, pronti tutti. Ok, adesso tutti tornate al combattimento. Allora, tu vai qua. 1, torna qua. 3, no, questo è il 3. Tu vai a riparare e tu vai qua. No, ripara qua, ripara qua. Kaiser, non si è messi benissimo, ma almeno loro si sono messi peggio di noi. Non abbiamo più la falla, sembra, ma tra un attimo mi sa che... Cribio, quanta vita abbiamo perso? Tantissima! E non ci sono delle cose per ripararci la nave, purtroppo. Che questo X? Boh, sta affondando, quello gli ci indica forse. Boh. Nel
la battaglia era in corso, la nave ha continuato a scappare. Ormai sono lontani, ma temporaneamente salvi dal culto. Raccogli il tuo guadagno. Ok. Abbiamo perso parecchio di scafo, però. Porca miseria. Cult defeated, timer decreased. Però, allora, vediamo un attimo qua nella mappa dove c'è un altro culto. Là. Dobbiamo fare 4 eventi prima di. Ah, oddio, hanno dei prigionieri a bordo, quindi non dobbiamo distruggere la nave, dobbiamo avvicinarci il più possibile. Attaccate là, c'è un Alifron, sì, hanno un sacco di gente, sono in 5 loro. Porca miseria, tu carica il mortaio. In realtà dovrebbe essere lui a caricare il mortaio. Scusa, tu vai qua, tu carica il mortaio, tu ripara. Tu vai un attimo a curarti, perché se mi ci muori è un casino. Ah già, al pelo, al pelo. Dov'è l'Alifrog? Alifron? No, no! Via, via! Allora, tu vai a curarti. No, tu. Vai a curarti. Voi altri andate a combattere allora. Tu vai qua, tu vai qua. Tu vai qua. Tu ripara. Torna qua. Aia. Vai a curarti. Io vorrei avvicinarmi un po', ma fin tanto che non ho le vele su in cima. No, mi sa che qua ci moriamo, eh. Cioè, forse no, ma forse sì. Ripara, tu cosa stai facendo là? Non dobbiamo distruggere il coso, il vascello, perché sennò. Spara, spara, porca miseria, spara, spara! Avviciniamoci. Non si è messi benissimo, ma. Non c'è stato un brace for impact. Aia, non moritemi, non moritemi, please. Ok. Ok. Anche dopo essere stati liberati non sono sicuri. Ok, prendono la nave e decidono di andarsene per conto loro. E niente, ci è andato solo più 20 di felicità, che non è che ci servisse tantissimo. Call defeated, timer decreased. E mo? E mo si è messi malissimo.
Là, non possiamo più tornare a questo porto. No. Oddio, altre navi. Mi sa che è un po' troppo pericoloso perché potrebbero esserci delle altre navi, dice che arrivano dopo la prima, quindi. Il villaggio è stato devastato, purtroppo. 3 su 4, ci siamo qua. Andiamo a fare un evento là sotto. Ma poteva essere molto pericoloso, abbiamo una nave messa molto male. Ok, un'altra nave dei cultisti. Stanno proteggendo qualcosa, ma non sai che cosa. E non abbiamo potuto fare niente, non abbiamo potuto combattere, quindi niente, abbiamo fatto 4 eventi, no? Dovremmo poter andarcene. Sperando di trovare un porto salvo nella nuova zona. Sembra che il culto abbia abbandonato tutta la cauzione per inseguirti dopo l'apparizione del Kraken. Degli Alifron per terra, bloccare un porto, la loro audacia ti spaventa. Cerchiamo di scappare e trovare un po' di zone più salve. Stare sveglio per così tante ore distrugge il tuo cervello e. Cioè, ti distruggi il cervello per cercare di capire come combattere una creatura sottomarina che non puoi raggiungere. Ma il sonno finalmente ti raggiunge. Un antico non comprensibile coscienza ti assale. I tentacoli salgono di nuovo, arrivando a te, ma ora tu puoi allontanarli. Senti frustrazione e curiosità dalla conoscenza che hai della tua nuova forza. Una nuova entità, cioè una grande entità, emerge dall'oscurità, pronta ad avvilupparti. Ma una luce appare, distruggendo l'oscurità. Prima di affondare sotto di te ed esplodere in un'assoluta illuminazione. L'albero scricchiola. Pensi che se per caso ferisci il Kraken sotto, cioè, nel mare, lui può risalire e diventare vulnerabile. Ma come? Dobbiamo andare a vedere un'isola dove ci sono risposte. Allora, chiami la ciurma a te. Dobbiamo andare verso l'isola di Landfall. Se gli artificieri della grande libreria non sanno come aiutarci, nessuno può. Ti fermi un attimo, lasciando che queste informazioni si sedimentino. Senza delle mappe aggiornate, non sappiamo qual è la strada più sicura nel mare qui. Quindi dobbiamo trovarne una, cioè dobbiamo trovare una gilda degli esploratori in un porto vicino. Devi visitare la gilda degli esploratori. Ok, io direi che comunque, visto che siamo quasi sui 20 minuti e che questo giro ci interrompiamo qua, non possiamo salvare in automatico, probabilmente avrà salvato manualmente là.
Non abbiamo modo di sapere nulla. Ah no, c'è un lighthouse là. Ok, vabbè, andremo a esplorarlo. E direi che ci vediamo. Ah, questa è la mappa del mondo. Ok, cos'è? World map, quest log, escape. Crew management. Past crew. Ah, quelli morti ovviamente. Ship maintenance. Tutorial log. Close journal. Ok. Niente, detto questo io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo video di Abandon Ship. Ciao a tutti e buona giornata.